Il modo in cui scorre il tempo dipende dalla gravità del punto in cui ci si trova. Dove c'è più gravità, dove la forza di gravità è più forte, il tempo sembra scorrere più lentamente, mentre allontanandosi dal punto in cui la gravità è maggiore, il tempo sembra accelerare. Quindi, in prossimità di un buco nero, dove la forza di gravità è davvero, davvero forte, il tempo sembra rallentare, sembra scorrere lentamente. Quello che vedrebbe un corpo che cade all'interno di un buco nero è il tempo che si dilata. Al corpo che cade, il tempo sembrerebbe non passare mai. Nell'universo cosa succede? Beh, in diversi punti dell'universo ci sono diversi buchi neri, quindi se ci mettiamo molto vicino a un buco nero, il tempo scorrerà lentamente. Ma se prendiamo un punto a caso nella mappa dell'universo, l'universo è isotropo e omogeneo. Cosa vuol dire? Che in media, ovunque tu vada, la distribuzione della massa e la gravità legata a questa massa sarà più o meno la stessa. Quindi, in media, il tempo scorre nello stesso modo in tutto l'universo. Attenzione però che vicino ai punti in cui la gravità è maggiore, il tempo sembra rallentare.